Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora scusate l'assenza prolungatissima, scusate questa voce che sale e scende. Siamo qui oggi riuniti per fare un video acquisti di prodotti e cosine varie acquistate praticamente prima dell'inizio dell'estate e a inizio estate che non, oh mio Dio, che non sono mai riuscita a registrare. Per il semplice motivo che quest'estate è praticamente volata. Vi dico solo una cosa, non sono neanche andata in ferie. L'unica weekend libero che ho avuto al lavoro è stato quello praticamente a cavallo tra la settimana di Ferragosto. Avevo venerdì, sabato e domenica liberi. Anzi, venerdì io lavorai di mattina, quindi già il pomeriggio ero libera, sabato e domenica libera, e poi riprendevo il lunedì successivo la sera, quindi praticamente mi sono fatta 2 giorni pieni più 2 metà di vacanza. E è stato l'unico momento dell'estate astronomica, si dice così? Sì, astronomica mi sembra, in cui ho vissuto veramente la mia estate. Tutto il resto ho lavorato, casini vari, ho studiato, non si è capito niente. Ultima cosa che vi dico, le uniche ferie che sono riuscita a prendere le ho prese dopo il 21 settembre, quindi praticamente io quest'estate ho passato a lavorare e a studiare. Che cuore! Comunque, acquisti diciamo della stagione passata, tante cose sono proprio estive, quindi le ho utilizzate in questi mesi, come le scarpe, i sandali eccetera. Altre invece me ne ero completamente dimenticata, quindi non so che cosa troverò in queste buste che vi sto per mostrare. Partirei da questa che ho qui vicino, così è molto semplice. Comunque giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare. Non credo che ci siano prodotti che ho riacquistato negli anni, se ci dovessero essere accanto troverete anche il video recensione, ma veramente non mi ricordo che cosa ho acquistato. Io partirei da questa bustina dell'OVS, vediamo un po' che c'è dentro. È bella però questa cosa di riscoperta dei prodotti. È vero, avevo comprato questo nuovo prodotto della L'Oreal, ormai vecchio di quest'estate, praticamente sempre un colorista, però che dura un giorno ed è molto più come dire, resistente rispetto allo spray che tirarono fuori l'anno scorso. Ho preso sempre il Pink Air. Io dei prodotti colorista ho provato le maschere l'anno scorso, quella rosa e quella celeste, e vi metto giù nell'info box le recensioni. Questa non so neanche come funziona. Allora, applicarlo solo sulle ciocche a capelli asciutti. Fai attenzione a non applicare sull'intera capigliatura. Chissà perché. Bastano 10-15 minuti per applicarlo con le mani, senza guanti. Utilizza un phon per asciugare il colore. Vabbè, prima o poi lo proverò e vi farò sapere. Oh, me ne ero proprio dimenticata. All'OBS inizio estate, se non sbaglio lo trovai in offerta. Un attimo solo. Sì, costava 10,90€, io l'ho pagato al 50% a 5,45€. Ora appena riesco mi farò un paio di ciocchettine rosa e vi farò sapere. Oh, me lo voglio dimenticare. Che ciuffa. Poi passai in questa profumeria e ho preso, vediamo cosa ho preso. È bello riscoprire i prodotti dopo un po'. Wow, è vero, ho preso la Tangle Tease, la versione della Detan Girl, non so come si pronunci, spazzola scioglinodo, però praticamente è come una Tangle Tease che volevo acquistare, che non ho mai acquistato. L'ho presa in questo bel blu elettrico e l'ho pagata spazzola 3,90, sì, 3,90. C'era anche, se non sbaglio, la versione da viaggio, però ho preferito questa grande. E poi ho acquistato uno smalto della Mesauda, un bianco latte, il numero... dove sta? Riferimento mi dà un numero lunghissimo.
Vabbè, 2-0, 3-2, 3-4. Comunque un bianco latte 4,50. Mi era finito, mi ricordo, mi era finito il bianco latte per fare le French. Praticamente quest'estate non ho fatto French perché lo smalto è rimasto qui dentro. Continuiamo a buttare le mani qua dentro. Questo qua l'ho preso di recente quando sono stata in ferie a Ischia e ho comprato delle linee termali praticamente. Ecco qua, ce l'ho fatta. Della linea creme cavascura antiche terme romane Ischia, un sapone a fango termale per la pulizia del viso. È una bella tavoletta da, non mi dai grammi? No, ha un profumo delicatissimo di mare, mi piace. Appena finisco la crema detergente, il gel detergente che sto usando, inizierò a lavarmi il viso con questa. Sono molto curiosa. Poi, salviette struccanti piccole della Fresh and Clean. Sono 12 salviette viso e occhi, pelle normale, con latte detergente, con Idrovitin Plus e latte di orchidea. Efficace anche sul trucco waterproof. Ok, da provare. Ah sì, andai da Decathlon praticamente, cos'era? Fine giugno, inizio luglio, e c'era questo shampoo doccia, doccia shampoo sport, nosale e cloro, formula biologica, contiene alume di potassio, qualità vegan, cosmetico bioeco ai AIAB, estratti di calendola, zantalene e aloe, prodotto in Italia. Era in offerta e l'ho voluto comprare, poi non, ovviamente è rimasto inutilizzato, quindi lo terrò da parte per il prossimo anno. Capita. Poi un Deo crema della Stenom antitraspirante 24 ore senza alcol della linea Dermocare dolcezza da 50 ml. Ho sempre utilizzato, come ben sapete, i prodotti della Stenom perché li vendeva la nonna, ora me li vende la zia, praticamente me li dà a gratis, sono tanto contenta. La Stenom ha preso anche in dotazione la Flormar e zia aveva preso questo smalto 077 Light Pink, pensando che fosse un colore un po' diverso. Non le è piaciuto e ha detto: zia, mi sacrifico, me lo prendo io. Ai rosa non si dice mai di no. Poi ci sono due smalti, due mascara. Allora, uno è della Essence, è il primer. Quando lo fece vedere Lolla, forse era ancora primavera, ho girato diversi stand della Essence alla ricerca di questo primer per volumizzare le ciglia che si mette prima dei mascara. Dopo diversi giri l'ho trovato e ora inizierò a utilizzarlo. Poi vicino a casa hanno aperto un ennesimo Lidl e ho trovato, perché nel primo Lidl che avevamo vicino a casa non c'era tutta la linea cosmetica, invece in questo secondo sì, e ho trovato ovviamente la linea cosmetica e ho preso il mascara della Sienne, l'ho trovato soltanto waterproof. Non ho, lo scontrino, questo qua era del prodotto della Essence, ma quanto costano i prodotti della Sien? Pochissimo, forse un paio di euro. Mi sta anche per finire il mascara che ho ora in funzione, quindi a breve lo andrò anche a testare. Ok, poi passerei alle scarpe. Su Zalando? Sì, su Zalando ho preso questo paio di infradito della XYXYXY Pair. Sono praticamente delle infradito, non c'è il codice. Giù nell'info box vi lascio il link se esiste ancora questa scarpa sul sito. È praticamente, vi sto strozzando, un infradito con gli sbrilluccichini, che io adoro le patacche sulle infradito, non è il primo paio che ho avuto anche negli anni.
Praticamente è in ecopelle, quella di alta qualità, con questo materiale morbido, ha un leggero tacco così per evitare di sforzare troppo il tendine d'Achille, e questo color Tiffany azzurro mi fa impazzire. Le ho usate tantissimo, tanto che ho già iniziato a usurare il tacco qua dietro, perché le ho messe veramente sempre, 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 sempre. Mi sono piaciute tantissimo. Non le ho pagate neanche tanto. Quando le ho prese io forse c'era il 70% o il 60%, quindi non me le sono lasciate scappare. La settimana dopo, quando poi mi sono arrivate per sfizio, sono andata a vedere il costo, era aumentato perché il saldo era diminuito. Poi ho preso da Renato Balestra, queste non le ho proprio messe quest'estate, un paio di sandali, un altro paio di sandali. C'era anche lo scontrino da qualche parte. Sì, le ho pagate 24,90 euro con uno sconto da listino del 50%, 49. Vabbè, diciamo 50%. Sono un bellissimo paio di zeppe. Questo colore abbastanza naturale, quindi sempre questo marroncino, e poi questo giallo ocra a incrocio sul piede, con un po', più o meno sono 10 centimetri, e un paio poco più di para. Non le ho mai utilizzate, sembrano morbide, le utilizzerò l'anno prossimo. Queste sinceramente me le ero proprio dimenticate, erano là dietro al mobile, e là sono rimaste tutta l'estate e non le ho messe. Stanno veramente stato un incubo. Vabbè, non le riesco più a tenere qua dentro. Passiamo a quello che ho da quest'altro lato. Primavera, mamma mi ha preso questa bellissima borsa estiva azzurra, all'interno verde, trasparente, molto grande. Mi è piaciuta tantissimo. Poi questo rosa metallizzato che riflette benissimo la luce. Mi è piaciuta tanto, questa l'ho utilizzata perché poi ce l'avevo a vista. Dentro ovviamente mettevo oddio, come si chiama? L'organizza borse, per evitare di far vedere che cosa tenessi all'interno della mia borsa, però l'ho utilizzata tanto. Poi mia zia mi ha preso, sempre sul catalogo Stenom, questo borsone. Non so perché l'ho aperto, ma non mi ricordo più com'è. Ah, ok, è un borsone bello grande. Da viaggio, da sport, da spiaggia, no, la spiaggia non sport, devo rovinare. In questo color grigio verdognolo che feta un pochettino, lo devo tenere aperto e lasciarlo arieggiare. Un bel borsone, si può anche incastrare sui trolley. C'è questo gancio qua, bello, bello capiente. Comodo ad esempio per io quando vado, specialmente alla casa al mare, mi porto tante di quelle scarpe, esagerando anche leggermente, però adoro intercambiare tantissimo le scarpe durante quei pochi giorni di vacanza che ho, quindi mi sarà comodo e utile. Questo bel tessuto quasi ginsato mi piace. Mettiamo qua a terra e passiamo oltre. Ho preso il portaborse a 6 scomparti da armadio, quindi praticamente questi aiuto questo appendino con gli spazi per inserire le borse, lo volevo da tanto tempo. Finalmente mi sono convinta e l'ho preso. Io non lo vorrei mettere all'interno dell'armadio per evitare di togliere spazio alle giacche, ma visto che in plastica e la borsa va posizionata qua dentro, lo vorrei mettere, visto che si può girare anche questo gancetto, appendere a questo armadio dall'altro lato, di modo tale che le tengo così a vista e non me le dimentico. Che ora le tengo alcune infognate dentro a questo armadio e a volte mi dimentico che tipo di borse ho, metto sempre le stesse, quando poi ho centinaia e centinaia di borse. Ora che ve l'ho mostrato lo potrò mettere in utilizzo. Questo l'ho preso su Amazon, anche di questo vi lascio giù il link alla pagina di Amazon. Sempre su Amazon ho preso uno zainetto. Aiuto, un momento, che okay, questo non mi serve, buttiamo giù. Dopo che ho finito di fare questo video, per rimettere a posto ci metterò un'altra vita, e io vorrei andare a pranzare che ho una fame da lupi.
Oggi ho fatto colazione alle 6, sono l'una e mezza, ancora devo rifare colazione. Comunque questo è della V Bigger, zaino donna con piccolo portamonete, ovviamente un medicina in China. Questo è lo zainetto, ancora lo devo mettere in utilizzo, ci sono ancora le fibbiette agganciate. È piccinissimo, veramente la grandezza forse di un tablet, ha una tasca avanti non troppo capiente, una per i fazzolettini anche dall'altro lato. Dietro a questa che cercavo, praticamente lo scomparto dove sei, per il cellulare, per da tenere vicino alla schiena. All'interno invece sono ancora tutte le carte, scartoffie eccetera, ha la classica tasca piccina all'interno e due in avanti, o una sola avanti. Cosa che me l'ha fatta scegliere è stato questo portamonete uguale, piccolino, che ovviamente uno va a metterci, non so, le chiavi, qualcosa che deve cercare immediatamente all'interno, ed è facile, lo tieni a portata di mano. Io questo l'ho acquistato per le vacanze, perché quando giro, vado in vacanza tipo nelle città turistiche eccetera, ovviamente ti riempi l'acqua, la roba che ti serve, fotocamera eccetera. Portando la borsa su una sola spalla, io dopo 4-5 ore con una borsa pesante mi sentivo venir meno. Invece questa la tieni dietro la schiena e arrivederci, grazie. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, comunque sempre giù nell'info box vi lascio il link. Ok, ultima cosa, sempre mia zia, sempre dal catalogo Stenom, una sciarpa, visto che ormai siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda l'autunno. È questa, un Infinity, come si chiama? Skyf, non lo so neanche pronunciare, sono un'ignorantissima in inglese, c'è anche dello scotch. Comunque questo color rosa antico, molto morbido, sembra un peluche, non vedo l'ora di utilizzarlo, comunque molto carino. Ok, con questa voce che ormai arriva dall'oltretomba, io vi aspetto nel prossimo video. Non so sinceramente cosa caricherò e quando caricherò un altro video. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio, sto guardando a Amelie che dice ma quando andiamo a mangiare, e ciao ragazzi, in gamba.